Eccoci di nuovo ragazzi sul canale d'animaggio, eccoci di nuovo su Bloodborne. Non siamo alla terza boss fight, anche se il video arriverà presto, l'eliminazione del terzo boss, spero almeno. Eccolo lì è un personaggio, quello che sta andando lì di là sulle scale, un personaggio che se noi attacchiamo durante il gioco, come io ho fatto ma in maniera sbagliata, non volevo attaccarlo. Vi si ritorce contro, nel senso prima vi aiuta a eliminare un cacciatore e dopo vi si ritorce contro. Qua volevo provare a fare una vigliaccata, cioè andarli dietro piano piano. Adesso ho combattuto, non vi ho fatto vedere, ma ho combattuto per un bel po'. Lei anzi, perché ha la voce da donna, questo avversario che non ha nome, perché in realtà non è un boss, però capita qua casualmente dopo un po', nel quadro, cioè nella parte del gioco di Gascogne, che sarebbe il secondo boss del gioco, compare questa donna. Ho provato ad affrontarla ed è veramente forte, a livello quasi di un boss. Però la cosa bella è che qua, a differenza di un boss, potete scappare e quindi poi ritornare piano piano. È una strategia che spero funzioni. Andare piano piano dietro di lei e colpirla e poi riscappare. Fare un po' di volte questo procedimento. Fate fa e lei è quasi morta. Avete visto che... Oh ma... Porca puttana, mi ha toccato! Via, 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 corri! Avete visto che... Tra l'altro mi lancia anche i pugnali. Avete visto che è arrivata a 168 adesso come energia. Adesso a meno che non mi stia inseguendo anche qua. Ecco, vedete che si è bloccata. Adesso vediamo se riusciamo a rifare questa vigliaccata. Vedete che per combattere contro di lei ho esaurito tutti i proiettili e anche le energie, le fiale di sangue. Il terzo boss, ragazzi, arriverà, prima o poi il video. Intanto io volevo vedere che cosa ottenevamo uccidendo sta stronza di Yoffa che adesso sta salendo su di là. La cosa bella, appunto, è che se rimanete in questa zona, più o meno senza allontanarvi troppo, lei è una cretina perché ritorna qua e non ci insegue. Una volta che lei è ritornata qua, aspettate solo qualche minuto e in teoria dovrebbe funzionare. Io non ho ancora provato, è la prima volta che sto provando questa cosa. Spero che funzioni veramente proprio. Lei appunto non ha un nome, ma mi aveva aiutato proprio qua, quando sono ritornato nel gioco alla ricerca di punti esperienza o cose che mi potessero aiutare col terzo boss che devo ancora eliminare, perché è veramente difficile, la belva setata di sangue. Lei mi ha aiutato, poi per sbaglio l'ho attaccata. E si è incarognita contro di me. Attenzione perché non è ancora morta. Attenzione, ce l'ha ancora con me. Scappa, Lioffa! Aiuto! Ok, dovrebbe bastare adesso colpirla una sola volta per riuscire a ucciderla finalmente. Ed è una cosa che non voglio perdermi per nulla al mondo. Volevo condividere con voi, ragazzi, l'uccisione di sta stronza Lioffa, che appunto non ha nome. Sarà andata su. È rimasta qui, eh. Cosa c'è senso? Sarà andata su. Spero che non si sia rimessa l'energia. Io qua non la vedo. Non l'ho vista risalire su, ma spero che sia riandata a posto. Ok, posso. Sì, è laggiù. Ok, ragazzi, attenzione, possiamo ucciderla. Dopo che vi ho spiegato tutto un po' come trapattoni, scusate se mi sono impappinato, ma attenzione. Perché possiamo finalmente eliminarla. Fate fior di affa! Oh! Non puoi continuare così. Ma fate furba, carrettina! E vediamo che cosa ci dà. Stemma da cacciatore con corvo. Oltre a un sacco di echi del sangue. Andiamo a vedere che cos'è. Finalmente l'ho ucciso, mi stava sul cazzo. Stemma del corvo. Oh, scusate, ho sbagliato, ragazzi. Stemma del corvo, cacciatore di cacciatori. Stemma dei cacciatori di cacciatori. Dei cacciatori di cacciatori che danno la caccia a coloro che si sono lasciati vincere dalla brama del sangue. Lo stemma viene tramandato di generazione in generazione solitamente a uno straniero. Soltanto chi è saldo e immune alla seduzione del sangue e pietoso nel togliere la vita a un compagno può ricevere questo stemma. Effettivamente siamo stati abbastanza pietosi e anche un po' vigliacchi perché l'abbiamo
uccisa praticamente alle spalle. Comunque ragazzi, vedete che sono arrivato al livello 26 e spero veramente proprio di riuscire il prima possibile a a eliminare, adesso torniamo al sogno del cacciatore, a eliminare la belva setata di sangue, quindi rimanete lì perché arriverà il video anche di quel gioco. Gli altri video arriveranno, spero, la prossima settimana e continuerò a portarvi le boss fight qua sul canale d'animaggio. Dio fa, sto gioco è una droga, basta Bloodborne, basta, Dio fa, ci ritroviamo presto ragazzi, un saluto a tutti.